Ok, completiamo la parte relativa alle operazioni dell'insieme con svolgendo alcuni esercizi proposti dal libro. Ripropongo questo che è il 213, la pagina 167, che dice esattamente quante password diverse di quattro caratteri si possono generare usando solo numeri. Allora, abbiamo l'esercizio 213. Immaginate di avere, adesso sul quaderno a quadretti è facile, io devo fare i quadretti a quadretti, potrei mettere anche la carta. Però abbiamo quattro posizioni, la prima, la seconda, la terza e la quarta. In ognuna di queste posso mettere un numero, giusto? Cioè, pesco da un insieme, chiamiamolo A, dei numeri, quindi da 0 fino a 9. Quindi ho 10 elementi. Giusto? Quindi, cosa sto facendo? Creare una password scegliendo un numero 4 volte dallo stesso insieme. Significa andare a contare quante quaterne, cioè quanti insiemi di quattro numeri posso creare estraendo uno qualunque dall'insieme A. Quindi devo contare tutti la cardinalità, se vogliamo chiamarla col suo nome, dell'insieme A per A quattro volte. Questo è un prodotto cartesiano dove ho delle quadruplette di numeri che vanno, ciascuno che va da 0 a 9. Ok? Quindi abbiamo già visto che la cardinalità di questo insieme è il prodotto delle cardinalità di ciascuno dei suoi fattori. Quindi ho NA per NA per NA per NA, cioè NA alla quarta. Quindi ho 10 possibilità per il primo numero, 10 per il secondo, 10 per il terzo e 10 per il quarto. Totale 10 alla quarta. Posso generare 10.000 password. Ok? Non ci sono domande qua, mi auguro, abbastanza semplici, giusto? Ovviamente contano anche quelle con i numeri ripetuti, che posso avere addirittura 4 volte lo stesso numero, anche quella è una possibilità. D'accordo? Poi ce n'è un altro che è il successivo, che è molto simile a questo, che dice quante password diverse invece posso generare, sempre con 4 caratteri, però pesco tra numeri e lettere. Quindi ho il 214. L'esercizio successivo che ho, scusate che lo ripesco, ripesco questo. In questo caso nel nostro insieme, ho sempre le quattro caselle da riempire, però stavolta pesco da un insieme che è formato dai numeri, quindi 0, 1, eccetera, fino a 9, e poi dalla A fino alla Z. Qui ho 10 elementi, qui ne ho 26, considerando l'esteme esteso con le lettere anche non dell'alfabeto italiano. Quindi in totale A contiene stavolta 36 elementi e vale lo stesso criterio di prima, quindi avrò 36 possibilità per la prima casella, 36 per la seconda e così via. Quindi il numero di elementi delle quadruplette A per A e ancora per A sarà la cardinalità di A, 36, elevato a quante caselle ho? Alla quarta. Che ovviamente sono molte di più.
Domande? Tutto chiaro? Poi ne volevo mostrarvene uno riguardo alla partizione. Vediamo il 132, che era pagina 161. Scusate un secondo. Questi due erano relativi al proto cartesiano. Facciamo anche questo. Eccolo qui. L'esercizio 132, pagina 161, che è questo qua. Dice, ci dà due insiemi. A è formato dai numeri naturali tali che il numero è compreso tra 1 e 5, con 1 escluso e 5 incluso. B è formato sempre dai numeri naturali che stanno tra 5 e 10, con 5 escluso e 5, e 10 incluso. E poi l'insieme X, formato dai numeri naturali tra 1 e 10, estremi inclusi. Dice, questi due insiemi A e B sono una partizione di X, punto di domanda, il punto di domanda non mi viene, ahimè, lo metto qua. Cosa dovrebbe succedere affinché A e B fossero una partizione di X? Dovrebbe succedere che, prego? Nessuno dei due è un insieme vuoto e Certo. l'intersezione tra gli insiemi, ancora due, sono insiemi vuoti e che l'unione dei due dà Perfetto, andiamo a controllare. Allora, che cosa c'è in A? Tutti i numeri tra 1 e 5 con 1 escluso. Quindi c'è 2, 3, 4 e 5. Cosa c'è in B? Tutti i numeri da 5 a 10 con 10 incluso e 5 no, quindi 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi entrambi sono non vuoti. E quindi questa, la prima proprietà è verificata, va bene. La seconda. È vero che A intersecato B è vuoto? Beh, in realtà sì, perché non ci sono elementi comuni. Quindi anche la seconda è corretta. A e B non condividono nessun elemento. Vediamo la terza. A unito a B, che insieme è? Beh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. È uguale a U? No, questo non è X, non U ma X. Quindi manca questa proprietà, perché manca l'1. L'elemento 1 non appartiene né ad A né a B. Quindi A e B non sono una partizione dell'insieme X, X maiuscolo, perché in X c'è anche l'1 che invece in A unito B non c'è.
Tutto chiaro? Così? Se unendo A e B avessi ottenuto 1, 2, 3, eccetera, eccetera, fino a 10, allora sì, sarebbe stata una partizione. È chiaro cosa devo controllare? Devo controllare tutti e tre i punti. Attenzione, non basta fermarsi al primo e al secondo. Bisogna controllarli tutti quanti. Qui il secondo punto di solito è quello un pochino più laborioso, perché se ho due soli sottoinsiemi è facile, basta che faccio un'intersezione sola. Se ne ho tre devo fare tutte le coppie, tutte le intersezioni a coppie. Ok? Se avessi A, B e C dovevi fare A intersecato B, B intersecato C e A intersecato C. E controllare che tutte siano vuote. D'accordo? Molto bene, a questo punto andiamo avanti e veniamo all'argomento principale di oggi: i problemi risolubili con gli insiemi. Cominciamo da... l'esercizio, poi ve lo leggo. Mi pare che fosse dopo. Eccoli qua. Considerate questo esercizio, aspetta che lo riduco un poco, sennò non vedete niente. Ok, esercizio 198. Dice, in una prova d'esame sostenuta, quindi i partecipanti, sono 150 candidati. È stato richiesto di risolvere due problemi. E il risultato della prova è stato questo. 40 candidati hanno risolto concretamente il primo problema, ma hanno sbagliato il secondo. Quindi hanno risolto solo il primo. 60 candidati hanno risolto esattamente il secondo problema, ma hanno sbagliato il primo. Ok? E 40 candidati non hanno risolto correttamente né il primo né il secondo problema. La domanda è: quanti candidati hanno risolto correttamente sia il primo che il secondo? È chiaro il problema? Perfetto, certo. Allora, vediamo come si procede in questo caso. Abbiamo il nostro insieme universo U, che è l'insieme di tutti i candidati, quindi U ha una cardinalità di 150, i partecipanti all'esame erano 150. Poi abbiamo un sottoinsieme che ha risolto correttamente il primo problema, chiamiamolo P1, un altro insieme che ha risolto il secondo problema P2, e a noi interessa sapere quanti elementi ci sono in questo spazio, cioè l'intersezione P1 e P2. Ok? È tutto chiaro? Perfetto. Che cosa ci dice il testo? Il testo ci dice che il numero di candidati che ha risolto solo il primo problema, quindi quelli appartenenti a questa area, che mettiamolo in verde, solo il primo problema, era 40. 40 solo P1. Ok? Cosa significa solo P1? Significa P1 meno P2. Cioè quelli che hanno risolto il problema esclusi quelli che hanno risolto il secondo, in sostanza.
Poi ci dice che, questo facciamolo in blu, quelli che hanno risolto solo il secondo ma non il primo, quindi questa fascia qui, sono 60. Quindi solo P2, cioè P2 escluso P1. Dopodiché abbiamo, mettiamola in giallo, il numero di candidati che non hanno risolto né il primo né il secondo, quindi sono in questa zona qui, all'esterno di P1 e P2. Non so se riuscite a vedere, il giallo si vede poco purtroppo. Questi sono 40. Fatemi scrivere in nero. 40 sono quelli che non hanno risolto né P1 né P2. Cioè il complementare di P1 unito a P2. D'accordo? Certo. Ok? Ci sono domande? Ditemi se posso andare avanti. La parte gialla che La parte gialla è sono quelli che non hanno gli elementi, cioè i candidati che non hanno risolto nessun problema. sì, e marco E quindi sono all'esterno, sì, ok, fuori, prego, dove il complementare di P1 unito a P2. P1 unito a P2 sono quelli che ne hanno risolto almeno uno. Ok? Chi non ha risolto almeno uno vuol dire che non ha risolto neanche uno. Attenzione, con questa informazione, cioè sapendo che quelli che non hanno risolto nessun problema sono 40 e quelli che, tutti i candidati sono 150, ok? Se tolgo dall'insieme universo, dai 150, quelli che non hanno risolto nessun problema, cosa mi rimane? Quelli che hanno risolto almeno un esercizio, cioè la cardinalità di P1 unito a P2 è l'insieme universo meno il complementare di P1 unito a P2. Quindi 150 meno 40 sono quelli che hanno fatto almeno un esercizio. Ok? E sono 110. Ok? In questi 110 sono inclusi quelli della zona verde, che sono 40, quelli della zona blu, che sono 60, ma anche questi qui, che ancora non conosciamo. Ok? Quindi, che cosa facciamo? Da P unito a P2, quindi da quelli che hanno fatto almeno un esercizio, togliamo quelli che hanno fatto solo P1 e solo P2, e ci rimangono quelli che hanno fatto entrambi gli esercizi. Quindi, da P1 unito a P2, tolgo solo P1 e solo P2 e mi rimane P1 intersecato a P2. Quindi avrò 110 meno 60 meno 40 che mi dà 10. Ok? Ci sono domande? Proviamone ancora una. Dimmi, caro. La camminata con Il numero degli elementi dell'insieme.
Su questo però torneremo un attimo solo. Allora, se ho questo simbolo, lo ripeto, si legge cardinalità di A ed è il numero di elementi di A. Proviamo a fare anche il successivo. Che coinvolge anche la probabilità, la percentuale, questo potrebbe essere utile anche per ripassare quella. Esercizio 199 dice: da una statistica effettuata in una scuola, su 300 studenti è risultato che il 30% praticano il nuoto, il 60% il calcio e il 20% non praticano né nuoto né calcio. Quali tra questi, quante persone, quanti studenti praticano sia il nuoto che il calcio? Se vedete, la struttura del problema è identica alla precedente. Ok? Abbiamo il nostro insieme universo, la volta U, ha una cardinalità di 300. Il nostro campione era di 300 studenti, quindi qui abbiamo il nuoto e il calcio come due sottoinsiemi di U. Allora, il nuoto è praticato dal 30% di 300 studenti. Quindi dobbiamo prendere il 30%, cioè 30 su 100 per 300, e ottengo 90 studenti praticano il nuoto. Il calcio è praticato da, cos'era, il 60% di 300. Posso rifare il calcolo. Però il 60% è il doppio di 30, quindi se prima era 90, adesso sarà 180. Ok? Attenzione! In questi N sono contenuti anche quelli che praticano sia il nuoto che il calcio. Attenzione! Qui non dice praticano solo il nuoto, se non ricordo male. No, non c'è solo il nuoto. Quindi qua dentro, in questi 90, ci sono sia quelli che fanno solo nuoto e quelli che fanno nuoto e calcio. Ok? E infine diceva che scusate, né nuoto né calcio sono il 20%. Cioè 20 su 100 di 600, che viene 120, no, aspetta, 60, di 300, non di 600, scusate, ho sbagliato io, questo è 300. 60 studenti, 60 è la cardinalità di nuoto unito a calcio complementare. Il complementare di nuoto unito a calcio sono gli studenti che non fanno né nuoto né calcio. È chiaro questo punto, questo è importante. Quindi sono quelli che si trovano qua fuori. Questi sono 60. Ok? D'accordo? Se
Quelli che non praticano né nuoto né calcio sono 60. Allora posso ottenere il numero di quelli che nuotano, che praticano nuoto oppure calcio, semplicemente togliendo dall'insieme universo quelli che non praticano nessuno dei due sport. Se, vediamolo graficamente, se dall'insieme universo tolgo quelli che non stanno né in N né in C, ottengo quelli che stanno o in N o in C. Da 300 tolgo 60. Giusto? È chiaro questo? E in simboli lo scrivo in questo modo. Quindi ottengo, qui ho 300 meno 60. Per gli amici 240. Ok? Ditemi se non seguite. Attenzione adesso. Se io conosco quanti studenti sono nell'insieme N unito C, so quanti sono in N, so quanti sono in C, se io sommassi questi 90 e questi 180, cosa otterrei? Otterrei quelli che fanno nuoto più quelli che fanno calcio, però quelli qua in mezzo li conto due volte. Giusto? Perché li conto una volta in N e una volta in C. Fatemelo colorare di rosso. Questa parte, siccome appartiene sia ad N che a C, se io faccio N, cioè 90 più 180, questa parte in rosso la conto due volte. D'accordo? Quindi per avere questa parte, la parte comune, quindi la cardinalità di N intersecato a C, cosa faccio? Prendo N, quelli che fanno nuoto, sommo quelli che fanno calcio. Se faccio qui questa somma, ottengo quelli di nuoto unito a calcio, ma con quella comune due volte, e tolgo N unito a C. Mi rimane la parte comune. Quindi abbiamo, cos'era, 90 più 180 meno 240. Ok? Per gli amici, qua 270 meno 240, 30. La parte comune, quindi quelli che fanno sia nuoto che calcio, è formata da 30 studenti. Una domanda? Sì, certo. Corrispondono al 10%. Esatto. È lo stesso principio, esatto. Anzi, scriviamolo, corrisponde al 10%. Ci sono domande? Tutto chiaro? Bene, mi sembra che qualcuno voleva proporre un esercizio. Sì. ...196 un po' più sopra, eccolo qua. Questo? Allora. Il 196 chiede, determina l'insieme delle parti dell'insieme X formato dalle lettere A, B e del numero 1. Abbiamo l'insieme X formato dalle lettere A, B e 1. Ci sono tre elementi.
ok? L'insieme delle parti di x è formato da tutti i sottoinsiemi ottenibili da x, inclusi quelli impropri, cioè l'insieme vuoto e x stesso. Per prima cosa possiamo calcolare facilmente quale sarà la cardinalità di questo insieme. Quanti sottoinsiemi conterrà questo insieme? 2 alla n, dove n sono il numero di elementi di x, cioè 2 alla terza, ci saranno 8 sottoinsiemi. Ok? Di cui 2 impropri, l'insieme vuoto e x stesso. Quindi siamo quelli che mettiamo per primi, così ce la caviamo. Andiamo a fare l'elenco dei sottoinsiemi di x. Il primo che mettiamo è quello vuoto, quello più facile di tutti. Il secondo è x stesso, a, b, 1. Poi, tutti i sottoinsiemi con un solo elemento, quindi solo a, solo b e solo 1. E siamo già a 5. Poi avrò, attenzione, nei sottoinsiemi non conta l'ordine, a, b o b, a è lo stesso. Avrò il sottoinsieme che contiene i primi due elementi, a e b. Quello che contiene il primo e il terzo, a e 1. E quello che contiene il secondo e il terzo, b e 1. E abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elementi. Ti prego? Certo. Ho risposto alla tua domanda? Questo qui? Ok. Sono domande su quello di prima? Ora passiamo al 195. Fatemi. Il 195 dice: sapendo che l'insieme A ha 9 elementi, quindi la cardinalità di A è 9, B ha 4 elementi, determina il numero di elementi di dell'insieme del protocartesiano A per A, poi di B per B, di A per B e infine di l'insieme delle parti di A per B. Ok? È chiaro per tutti questo formalismo? Benissimo. Abbiamo visto a suo tempo che il prodotto cartesiano dei due qualunque insiemi, anzi fammelo scrivere qui sotto, qualunque sia A e B, il loro prodotto cartesiano è semplicemente il prodotto della cardinalità del primo insieme per, questo per è algebrico, aritmetico meglio, quello di B, o se preferite il numero degli elementi di A per il numero degli elementi di B, e così via. Ok? Quindi A per A ha una cardinalità, cioè un numero di coppie, perché A per A è fatto di coppie, che è data dalla cardinalità di A al quadrato, cioè 9 alla seconda per gli amici 81. Analogamente B per B, il prodotto cartesiano di B per se stesso,
è la cardinalità di B alla seconda, cioè 4 alla seconda, 16 elementi, 16 coppie. A per B, cardinalità di A per cardinalità di B, quindi 9 per 4, 36 elementi. Ok? Qui attenzione, l'insieme delle parti di A per B avrà una cardinalità, cioè un numero di sottoinsiemi pari a 2 elevato alla cardinalità di A per B, come abbiamo visto nell'esempio di prima. Ma A per B ha una cardinalità di 36 elementi, quindi sarà 2 alla 36. Inclusi i due insiemi impropri, cioè quello vuoto e quello con tutto A per B. La cardinalità, se preferisci, puoi usare anche questo simbolo, il numero degli elementi che stanno in A. Questo ti è più chiaro. Se ho, fammi fare un altro esempio, che ne so, il nostro insieme A è fatto così. C'è un tondo, un triangolo e un quadrato. La cardinalità di A quant'è? 3. Perché ci sono 3 elementi. Ok? Questo, il concetto di cardinalità è un concetto chiave. Perché? Perché è quello che ci porta al numero naturale. Ok? E ci arriviamo mediante uno scalino intermedio importante, cioè dal concetto di insieme al concetto di numero naturale o di cardinalità, in mezzo c'è il concetto di relazione, che vedremo però prossimamente. Per adesso usiamo questo concetto, la cardinalità, intuitivamente, d'accordo? A breve sarà definito in modo più corretto. Ci sono altre domande o altre proposte di esercizi, voglio dire? È chiaro adesso il concetto di cardinalità? Bene. Ok. Tra poco sta per suonare. Se non ci sono altre domande, ci fermiamo qui per oggi.